Secondo me è importante perché ha segnato un punto di non ritorno nella coscienza dei cittadini. Pina Maisano non ha dubbi, il marito ha insegnato la forza del coraggio ai siciliani. L'11 aprile 1991 in diretta TV Libero Grassi, imprenditore tessile di Palermo, denunciò di essere vittima del racket e si rifiutò di pagare il pizzo alla mafia. Quattro mesi dopo, il 29 agosto, la mafia lo uccise davanti al portone di casa. Oggi quell'eredità è soprattutto dei più giovani, come quelli del comitato anti-racket Addio Pizzo. La cultura dell'illegalità si può scardinare, un processo che è già in atto e per il quale occorre fiducia. Da allora tanti passi avanti sono fatti, mi pare che una maggiore sensibilità, forse Palermo è il posto dove c'è maggiore sensibilità su questo tema e si continua su questa strada. Un mazzo di fiori vicino alla targa che lo ricorda, un manifesto dalle parole forti e spray rosso sul marciapiede. Noi ci siamo, il messaggio dei ragazzi. Mentre davanti alla Sigma, l'azienda fondata da Grassi, è stato osservato un minuto di silenzio. 21 anni fa i dipendenti lo aiutarono a scoprire gli emissari di chi gli chiedeva il pizzo. Con una lettera al Giornale di Sicilia si rifiutò pubblicamente di cedere ai ricatti. Sapeva che quella era la sua condanna a morte. Molti cittadini dopo la commemorazione si sono dati appuntamento davanti ad una pasticceria di Palermo, nel mirino dell'estorsione. Oggi la coscienza civica c'è ed è viva. Mamma mia, vengono i brividi perché è incredibile. Hanno falcidiato tutta la classe dirigente, i migliori. Ci siamo passati. Speriamo di non avere più questi periodi terribili.